Ciao a tutti! Volete vedere una ricetta facilissima e velocissima con il pollo? Ecco le cotolette di pollo all'ortolana. Vediamo la ricetta. Per fare le cotolette di pollo all'ortolana noi utilizziamo 200 g di zucchine, 200 g di peperoni, 200 g di pomodorini e 100 g di cipolla, 500 g di filetto di pollo, 2 uova, 150 g di pangrattato, 150 g di farina, 4-5 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Incominciamo quindi dalle uova e le sbattiamo. E ci possiamo dedicare alla panatura delle nostre cotolette di pollo. Quindi prima la farina, nell'uovo, nel pangrattato. E ripetiamo l'operazione per tutte le nostre fettine. Dopo aver affettato le zucchine, le dobbiamo tagliare simile alla julienne. Un po' più spessa, diciamo. E la stessa cosa facciamo anche con i peperoni. I pomodori vanno tagliati a metà. E la cipolla la tagliamo a fettine. Aggiungiamo dunque anche i pomodori, mischiamo tutte le verdure e condiamo con il sale tre cucchiai di olio e anche un po' di pepe. Tre cucchiai di pangrattato, questo sempre lo grattugiamo noi in casa in modo che venga bello spesso e più buono, poi fatto con il pane fatto in casa sempre, e amalgamiamo. Questa è una ricetta buonissima, sana, perfetta come secondo piatto, per cena, come piatto unico. E preriscaldiamo il forno a 180 gradi ventilato. Le fettine di pollo le potete lasciare così e poi mettere nel forno con le verdure oppure tagliarle a pezzettini come stiamo facendo noi. Quindi dopo aver aggiunto tutti i pezzetti di pollo amalgamiamo e mettiamo tutto sulla carta da forno, non c'è bisogno di mettere l'olio. È una ricetta quindi abbastanza sbrigativa come vedete, però veramente sana e gustosa. I pomodori li giriamo, li mettiamo all'insù così si formerà tutta la crosticina sopra. Se amate queste ricette con le verdure andatevi a guardare anche la pasta all'ortolana, buonissima. Ve la lasciamo linkata in descrizione sotto al video di YouTube. Ogni settimana, inoltre, sapete, esce una nuova video ricetta ogni martedì, quindi iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek per ricevere le notifiche da YouTube direttamente tutte le volte che esce una nuova video ricetta. Un'altra bella manciata di pangrattato. E 2 cucchiai di olio. E inforniamo a 180 gradi ventilato.
E dopo 30 minuti possiamo sfornare le nostre cotolette di pollo all'ortolana. Se vi è piaciuta questa ricetta, come al solito, scriveteci. Vogliamo sapere anche di dove siete, quindi scriveteci nei commenti esattamente da quale città ci scrivete. Alla prossima ricetta. Ciao! Deliziosa.